Io intanto ringrazio Simone per averci ospitato in questo dibattito, perché è organizzato da Casa Pound e io ho accettato volentieri, come mi è dato il vostro invito. Anzi, ringrazio anche Radio Radicale che sta riprendendo e registrando l'evento. E devo dire che esattamente come tu dicevi, a volte lo ostracismo o questa finta democrazia, no, che hanno, di cui si riempiono la bocca certi soggetti, per esempio a noi serve per scremare un certo tipo di persone, ma te lo dico proprio in senso, senza nessuna retorica. Nelle mailing list della lead, poche, 5, 6, 7 persone si sono lamentate, come si saranno lamentati qualcuno della presenza dei radicali oggi qua, dicendo allegittimate, fate le solite storie che già conosci. Vabbè, se una persona non è in grado di aprirsi al confronto con gli altri, io ne posso fare a meno nella mia memoria. Per quanto riguarda invece il discorso sull'alloggio, sulla casa familiare, su appunto questa emergenza casa, da cui è partito questo dibattito, che poi io già avevo anticipato avrebbe dovuto toccare altri temi altrettanto importanti, che non è solo la casa, appunto, quindi l'affido condiviso, il vero affido condiviso, non si è riuscito ancora a tenere in Italia, ma anche l'istituzione di un tribunale per la famiglia o di sezioni specializzate, come Marino Maglietta spesso ci ricorda, o possiamo divorzio breve, la legislazione sul divorzio in Italia, che è una delle più complicate che esistono in Europa e nel mondo. Sono tante le cose da affrontare e secondo me un qualcosina oggi su ogni punto forse sarebbe il caso di toccarlo, perché comunque io penso che sul diritto di famiglia è impossibile intervenire in modo concreto e completo affrontando un solo argomento. Il diritto di famiglia è una riforma globale che tocca tanti aspetti, compreso il corpo di fatto, come tu hai ricordato, che voi ne avete parlato, e un'apertura poi a un certo tipo di regolamentazione del corpo di fatto, anche molto interessante. Però evidentemente questo paese necessita di una riforma globale del diritto di famiglia. E su questo io sono convinto che noi paghiamo un retaggio culturale negli ultimi 50 anni che ci ha portato ad avere una visione della famiglia che non è più quella degli anni 60 e 70. Perché noi paghiamo questo scotto? Paghiamo lo scotto del fatto che il padre di famiglia viene visto ancora come colui che va a lavorare e porta lo stipendio a casa, la madre resta a casa da pulire casa e figli, e quindi non ci si stupisce. Una famiglia che veniva definita patriarcale, poi non ci si stupisce che però i giudici ancora oggi stabiliscono che alla madre spetti l'assegno, alla madre spetti la cura del figlio, la casa familiare, e il padre diventa un bancomat, come spesso troviamo nelle manifestazioni scritto, o la retorica dell'indissolubilità del matrimonio poi non stupisce che per ottenere un divorzio si vuole una consensuale, stiamo per 4-5 anni. La stessa cosa può valere per il tribunale dei minorenni, che è un tribunale speciale che oggi è del tutto anacronistico, ma che appunto, come tu ci ricordavi, richiama una concezione dello Stato, che è uno Stato padre più che uno Stato che regolamenta la vita della famiglia, o comunque in un certo senso interviene solo lì dove è necessario intervenire. Invece ancora oggi noi abbiamo tutta una serie di procedure diverse rispetto al tribunale ordinario, che con la stessa dichiarazione dei figli legittimi e dei figli naturali che è avvenuta a novembre di quest'anno, beh, tante cose ancora non sono cambiate. Marina Maglietta, lo stesso Alessandro Gerardi, dopo magari mi fate un accenno per capire un po' come è cambiato, ma in realtà tante cose sono rimaste come il passato. Per quanto riguarda la casa familiare, io concludo, perché l'oggetto era questo, e poi però lascio affrontare il divorzio
la questione del divorzio breve e altre tematiche ad Alessandro, l'avvocato Alessandro Gerardo. Noi, come radicali, abbiamo presentato in regione, presentando, e perché ti dico anche lo scoglio che affronterai nel caso di un'invasione tua al Consiglio regionale, perché riuscimmo a far passare, non come, era una norma sui coniugi, cioè al sostegno dei coniugi separati, che poi diventò un emendamento alla finanziaria del primo anno di legislatura. Io sto ancora aspettando di capire se l'assessore alle politiche sociali, che era Aldo Forte, se non erro il nome è Aldo, l'assessore Forte e la giunta Polverini, di quei soldi che erano stati stanziati e di quello che era scritto in quell'emendamento della finanziaria, che fine ha fatto. Io mi ricordo solamente che loro si appropriarono di questa proposta, la sbandierarono a destra e a sinistra con manifesti, proclami, eccetera. Non mi risulta ad oggi che sia stato fatto nulla. Possiamo concedere la buona fede al fatto che sia, si sia chiusa in modo anticipato la legislatura. Però quello che si verrà a affrontare, perché è quello che ci si trova lì in Regione Lazio, di fronte a un sistema che di legale, a mio avviso, non ha nulla. Dal momento della formazione della norma alle risposte alle interrogazioni, ti troverai di fronte un potere che è totalmente permeabile a qualsiasi tentativo di fare qualcosa di buono o sensato. E questo noi abbiamo, ci siamo scontrati contro questo. Siamo riusciti a fare leva, a far saltare un certo schema, tant'è che riuscendo a far saltare quello schema la Polverini si è dimessa. Stiamo parlando dei fondi, finanziamenti alla politica, stiamo parlando però di tante altre questioni che riguardano la Regione Lazio, è inutile andarle a ricordare. Purtroppo, chiudo, c'è da dire che l'ente locale poco può rispetto a questa problematica, in realtà molto ancora riguarda la normativa nazionale. C'è un altro tema che forse spesso non viene affrontato e che parimenti è importante, per esempio il calcolo dell'ISE. Molti non ne fanno riferimento, però la graduatoria, per esempio le case popolari, viene stabilita quindi lo stipendio non realmente percepito, ma lo stipendio che risulta dalla busta paga. Un coniuge separato, mettiamo il caso, il 90% il padre separato che lascia la casa familiare, paga un mutuo, passa gli alimenti, il sostegno al bambino, al minore, eccetera, si ritrova sicuramente con una percentuale di quello stipendio che è ridotta in minimi termini, spesso sotto il livello di sopravvivenza, eppure spesso non ha accesso a determinate graduatorie perché è considerato ancora persona che percepisce lo stipendio, quello che gli viene attribuito da, se è un dipendente pubblico, da un ente pubblico, se è un dipendente privato o un libero professionista, quello che risulta dal 730, che risulta dal 730. Quindi ci sono tante cose secondo me vanno affrontate, quelle sono più, diciamo, che riguardano l'aspetto dell'ente locale. Però ecco, oggi se, come giustamente ha detto Marino, se non si affronta quel nodo della discriminazione, perché quella è una discriminazione, poi sulla questione di quote rosa siamo d'accordo, presa in giro la quota rosa, c'è la quota panda, diciamo. Ecco, se non si affronta il nodo a livello legislativo e in modo una riforma globale del diritto di famiglia in Italia, non si va da nessuna parte. Lascio grazie a Savando per questo invito, soprattutto ringrazio a Savando per aver organizzato questo appuntamento, questo momento di confronto su temi così delicati come appunto il diritto di famiglia, anche perché, come ciascuno di voi che ci sarà reso conto, in questa campagna elettorale la famiglia, il diritto di famiglia è un tema che è stato completamente spunto dal dibattito politico, dal dibattito pubblico. Quindi già di per sé è meritoria questa iniziativa, poi a prescindere dall'opinione, dall'idea che ciascuno di noi può avere rispetto a questi temi.
Io partirei, faccio una breve premessa di ricollega a quanto diceva Diego poco fa. In Italia noi abbiamo un diritto di famiglia, l'ultima grande riforma, quella globale, risale al 1975 e da allora non è stato fatto praticamente quasi nulla, se non qualche intervento episodico, occasionale, qualche innovazione legislativa contraddittoria, a volte l'una rispetto all'altra, però non si è mai affrontato più di petto il problema dell'assetto giuridico della famiglia. Dal 1975 sono passati quasi 40 anni, il nostro è un paese che, piaccia o no, è profondamente cambiato, i costumi sono profondamente cambiati, oggi non abbiamo più la famiglia tradizionale, quella degli anni 50 e 60, come unico modello prevalente di famiglia. Abbiamo tanti modelli di famiglia, la famiglia monogenitoriale, la famiglia allargata, le famiglie riunite, le coppie di fatto che sono in continuo aumento, più di 500.000 coppie di fatto in Italia. Quindi abbiamo un assetto sociale profondamente mutato e dall'altra parte però abbiamo un sistema, una classe politica che non è al passo con i tempi, che non riesce a rendere coerente il dato legislativo con questo mutato contesto sociale. Questo purtroppo avviene da moltissimo tempo, nelle ultime 4-5 legislature sulla famiglia è stato fatto davvero poco ed è stato fatto anche male. Io faccio soltanto un esempio: nel 2005 è stata in parte modificata la disciplina processuale delle separazioni e dei divorzi introducendo le norme nel decreto legge numero 30 del 2005, che poi è stato convertito con la legge 80 del 2005. Ebbene, quel decreto legge era stato introdotto con il titolo competitività delle imprese, quindi il legislatore ha avuto la bellissima e geniale idea di infilare di soppiatto delle norme sulle separazioni e sui divorzi all'interno di un provvedimento che affrontava il problema della competitività delle imprese, il che rende l'idea di quale sia l'opinione che il legislatore, che la classe politica della famiglia, forse pensa che la famiglia, i rapporti familiari debbano sottostare a quelli che sono principi di impresa. Quindi questo dà, ripeto, l'idea di quale concezione abbia il nostro legislatore della famiglia. Ma a parte questo, io mi ricollego a quanto diceva anche Simone sull'approccio sociale a questi temi. Io penso che a monte di tutto, a monte di questi problemi che stiamo affrontando, l'affidamento, i problemi anche economici, per i coniugi separati, vi è un dato fondamentale, ineludibile, che è quello appunto della disciplina del divorzio. Noi oggi in Italia abbiamo una... Il divorzio è stato introdotto con la legge 898 del 70, cioè è stato introdotto più di 40 anni fa. Da allora questa disciplina è rimasta sostanzialmente immutata, non è cambiata se non nell'86, ed è una disciplina che impone ai coniugi che si separano, che intendono divorziare, di affrontare una vera e propria via crucis, di affrontare un percorso giudiziario che è un percorso lungo, tortuoso, costoso, costringe la coppia a promuovere due giudizi, uno di separazione e uno di divorzio, cioè a fare due cause, a pagare doppia parcella agli avvocati, ad aspettare 5, 6, 7, 8 anni, nei casi più gravi. Io ho avuto anche clienti che dopo 15, 20 anni non sono ancora riusciti ad ottenere il divorzio, quindi nei casi in cui la separazione e il divorzio non sono consensuali, come nel caso di Simone, ma sono giudiziari, contenziosi, se il coniuge fa ostruzionismo con appelli, giudizi di Cassazione, si può arrivare quindi ad aspettare tempi biblici. È una cosa, una situazione questa normativa che esiste soltanto in Italia, soltanto in Polonia, Irlanda del Nord e Malta esiste una disciplina più restrittiva della nostra. In tutti gli altri paesi europei, extraeuropei, sudamericani, orientali, dappertutto alla coppia è consentito di divorziare direttamente senza passare attraverso la separazione. Quindi noi scontiamo questa disciplina, non si capisce per quali motivi debba essere così penalizzante per la coppia, perché per carità è come se, qui ritorno alla concezione che faceva riferimento anche Stefano, dello Stato paternalista, è come se lo Stato non si fidasse della capacità di autodeterminazione della coppia, come se lo Stato dicesse sì, ti vuoi divorziare, te lo consento, però dovrai soffrire, dovrai aspettare tempi lunghi, ci devi pensare 6, 7, 8 anni, ti impongo spese eccessive, costi personali anche eccessivi,
proprio per in un certo senso, quindi come se fosse questo procedimento una sanzione ulteriore rispetto a quelle che sono già quella che è già una tragedia, un dramma, che è quello appunto del fallimento della vita matrimoniale. A tutto questo lo Stato aggiunge anche un surplus, un carico da 12, che è appunto una procedura giudiziaria folle, tortuosa, che è fine a se stessa, che non ha nessuna logica. La conseguenza di tutto questo è semplice: ci sono dati statistici sui quali un legislatore responsabile dovrebbe fare i conti, ma che tutti non affrontano. Negli ultimi 6 o 7 anni, secondo dati ufficiosi, 8.000 coppie italiane si sono viste costrette a rivolgersi all'estero per divorziare. In Romania ci sono tantissimi italiani che trasferiscono la residenza in Romania, divorziano, perché in Romania si può divorziare subito senza passare attraverso la separazione, divorziano, quindi trasferiscono la residenza in Romania, stanno 6 mesi in Romania, divorziano in Romania e poi la sentenza viene riconosciuta in Italia, perché le direttive europee consentono il riconoscimento della sentenza emessa in un paese europeo in Italia. Ovviamente tutto questo è folle e tutto questo è anche poco dignitoso per il nostro paese, perché in Romania si vedono queste flotte di italiani che trasferiscono la residenza per ottenere qualcosa che dovrebbe essere assolutamente già riconosciuto in Italia, che è un divorzio in tempi ragionevoli. Tutto questo comporta non soltanto costi quindi per la coppia, ma anche costi folli per la società, e questo è, parlavamo di emergenza sociale. I tribunali italiani sono ingolfati da 100.000 procedimenti di separazione all'anno e non hanno nessun significato. 100.000 separazioni all'anno, che comportano spese anche di 89 milioni di euro all'anno soltanto per i giudizi di separazione. Questo ovviamente comporta un eccessivo sovraccarico dei ruoli dei tribunali, un ingolfamento degli uffici giudiziari. Questo ovviamente incide negativamente anche sulla qualità della giurisdizione. Quando ci si lamenta del fatto che, per quanto riguarda anche l'affidamento dei figli, i tribunali, cause che durano tantissimi anni, tribunali che non rispondono subito, perché abbiamo pochi giudici che sono anche impegnati ad affrontare procedimenti di separazione che, ripeto, soltanto in Italia sono previsti, sono obbligatori. Si dice, sì, l'obiezione principale che viene fatta, perché appunto non si capisce per quali motivi in Italia ci debba essere la separazione legale, l'obiezione principale che viene fatta è che la separazione comunque serve, perché in questo modo la coppia ha la possibilità di meditare, di riflettere sulla propria scelta, di pensarci bene, magari di tornare sui propri passi, di riconciliarsi. Per questa è un'argomentazione assolutamente ipocrita, falsa, perché poi i dati statistici ce lo dicono chiaramente: nel 98% dei casi chi si separa non torna sui propri passi. Quindi una volta che ci si rivolge all'avvocato e si fa ricorso in tribunale per separarsi, ripeto, non ci si riconcilia assolutamente quasi mai. E allora si dice, sì, ma la separazione comunque serve, perché soprattutto se ci sono i minori, i bambini appunto, se ci sono dei minorenni, i minorenni non devono subire subito il trauma del divorzio. Il divorzio deve essere un procedimento, deve passare attraverso un periodo di decompressione, un intermezzo che possa durare un po' di anni e far abituare il minore. Anche questa è una argomentazione assolutamente ipocrita, perché tutte le scienze sociali ce lo dicono chiaramente, che il trauma, semmai se di trauma si deve parlare, il minore lo subisce al momento della separazione. Quindi una volta che si verifica la separazione, che senso ha protrarre questo periodo di separazione per 4, 5, 6, 7, 8 anni? Magari questo, qual è la conseguenza di tutto questo? È che i problemi si acuiscono, che i contrasti aumentano, che le conseguenze personali, economiche per la coppia peggiorano, quindi non si risolve nessun problema. Non si può pensare di rendere più saldo il vincolo matrimoniale imponendo un percorso giudiziario così tortuoso. Questo percorso giudiziario, questo iter procedimentale, doppio passaggio, separazione e divorzio, serve soltanto a moltiplicare i problemi e non a risolvere nemmeno. Ora, se questa è la situazione, ripeto, costi individuali per la coppia e costi sociali altissimi di questo meccanismo giudiziario, nessun partito politico, nessuna coalizione politica ha mai fatto una proposta seria su questo, per risolvere questo problema, il problema dei tempi del divorzio. In questa legislatura si è parlato di divorzio breve, c'è stata una proposta di legge che è stata licenziata in Commissione Giustizia alla Camera, però attenzione, è soltanto un'etichetta, è una proposta di legge che prevedeva semplicemente di ridurre il periodo di separazione da 3 a 2 anni se ci sono figli minori, o un anno se la coppia non ha figli, però che non affrontava il
quello che va alla radice del problema, cioè quello di eliminare la separazione. Noi come radicali abbiamo presentato una proposta molto semplice, che è quella di rendere facoltativo il passaggio della separazione, per cui se una coppia, per carità, per motivi suoi, per credenze religiose, per convincimenti suoi personali, intende rimanere sposata, magari separata ma sposata perché crede del vincolo matrimoniale, liberissima di farlo. Però non si capisce perché questa scelta debba essere imposta anche chi magari ha un credo diverso, anche da chi magari ha un convincimento diverso, anche a coppie che magari nel frattempo hanno intrapreso nuove relazioni sentimentali, hanno avuto nuovi figli da altre persone, però non si possono risposare perché sono impelagati in questa situazione, in questa causa di separazione, di divorzio che dura da tantissimi anni. Quindi la nostra soluzione è molto semplice: rendere facoltativo il passaggio della separazione, per cui chi ritiene che il proprio progetto familiare sia definitivamente fallito, che non ci sia più nessuna possibilità di riconciliazione, per chi ritiene che magari quel progetto non debba essere messo alle spalle, non c'è nessuna possibilità di tornare sui propri passi, perché non consentire a questa persona di divorziare in modo direttamente, senza costringerla due volte a fare separazione, poi divorzio, aspettare anni, consentire a questa coppia di rifarsi una vita, di divorziare, quindi senza passare attraverso la separazione, e questo consentirebbe ovviamente anche una migliore amministrazione della giustizia e soprattutto, dal nostro punto di vista, anche avrebbe degli effetti positivi, benefici anche sui bambini, qualora che ne siano, sui minorenni, perché ripeto, potrebbe rendere così una situazione così ormai incancrenita, così pregiudicata dal punto di vista dei rapporti personali, prolungata nel tempo per anni, significa soltanto fare del male, soprattutto ai bambini, se ve ne sono. Tutto questo, ripeto, in qualsiasi altra parte del paese, dell'Europa o del mondo, è qualcosa di assolutamente ragionevole. Anzi, quando si va all'estero e si dice che in Italia c'è la separazione legale, la gente non capisce nemmeno di che cosa si sta parlando. Però questo è un problema che non viene assolutamente affrontato, e che è anche incomprensibile, perché oggi il divorzio non viene più messo in discussione. Anche le persone più, da questo punto di vista, che sono sul fronte opposto rispetto a quello dei radicali, noi abbiamo intervistato come Divorzio Breve, come Lega Italiana del Divorzio Breve, su Radio Radicale l'onorevole Paola Binetti, non mi pare che sia una progressista da questo punto di vista. La stessa Paola Binetti ha detto: ma guardate che il divorzio nessuno più lo mette in discussione. In Italia semmai si mette in discussione la legge sull'aborto, la possibilità di abortire, ma del divorzio nessuno lo mette più in discussione. È un dato di fatto, come diceva anche Simone, è incontestabile, col quale un fenomeno col quale bisogna fare conto, il fallimento dei matrimoni, che oggi in Italia è continuamente in ascesa. Oggi in Italia un matrimonio dura 13 anni di media, per le coppie sotto i 30 anni dura 5 anni in media un matrimonio. Negli ultimi 22 anni le separazioni sono cresciute da 33.000 a 82.000, quindi di ben 47.000 unità, quindi c'è una crescita esponenziale delle separazioni e anche dei divorzi, che in 10 anni sono aumentati ben del 101%. Quindi sono dei numeri con i quali bisogna fare i conti, con i quali, rispetto ai quali, un legislatore serio e attento dovrebbe, è responsabile, dovrebbe governare questo fenomeno per non aggravare la condizione personale di una coppia che sta subendo questo trauma, questa tragedia anche familiare e individuale, però tutto questo non viene fatto. E qui torniamo appunto al discorso, con questo chiudo, torniamo al discorso della mancanza della volontà da parte della classe politica. In Italia si parla soltanto, vedrete in tutte le legislature, ma anche in quella prossima, penso che insomma le prospettive non sono buone, quando si parla di diritto di famiglia, si parla di diritto di famiglia sempre il consente familiare, di dare assistenza alle famiglie in crisi, per carità, tutte cose giustissime. Ovviamente se ci sono delle difficoltà nella crisi economica bisogna che lo Stato si faccia anche carico di questi problemi, ma il problema a monte, il problema fondamentale, strutturale di un diritto di famiglia che abbia uno stato giuridico diverso, perché oggi la società è profondamente cambiata, oggi non possiamo non pensare di non trovare una regolamentazione per fenomeni come coppie di fatto, come il divorzio, come famiglie allargate. Tutto questo deve avere una regolamentazione al passo con i tempi. Finché non ci sarà questo adeguamento del dato normativo con il mutato contesto sociale, mutamento anche dei costumi, non arriveremo mai a capo di nulla. Finché non si affrontano questi problemi di petto culturali, il problema tornerà sempre. Quindi non basterà a dare un po' di miliardi, un po' di sostegno, un po' di fondi alla famiglia, fare il consenso familiare, se poi a monte i problemi dal punto di vista legislativo e dal punto di vista anche giudiziario rimangono sempre questi.